strutture Avrebbero portato il maggior numero di contagi in caso di mancate chiusure. Abbiamo al primo posto i ristoranti, poi le palestre, i bar, i luoghi religiosi. Prego. Sì, eh, sono tutti. È un po' come la prova del 9. No, cioè, ci sono vari modi di arrivare poi a, a cercare di capire l'effetto di queste misure. E vediamo sempre che le categorie più a rischio sono purtroppo quelle che sono, cioè sono quelle nelle quali eh, si. Parla, eh, si parla magari a voce alta e non si può portare sempre la mascherina. Cioè, non è che uno può andare a cena e avere la mascherina. Non... Quindi eh, sono diciamo per, proprio per, per la loro tipologia, no? la loro, il, loro, il, il tipo di, di, di servizio che offrono, sono ad alto rischio e lo stiamo vedendo eh, in tutto il mondo. Quindi il problema della ristorazione, che è un problema serio che si, che, che si vive anche qui, è un problema che va affrontato purtroppo, almeno per un certo periodo, con delle eh, eh, soluzioni che comprendano no, questa difficoltà. Eh, non, noi non possiamo, da un lato, eh, dire eh, di tenere aperte determinate eh, strutture che sono a rischio, sono a grandissimo rischio. Quindi quello che, che bisogna fare è stringere i denti un altro po'. E vaccinare, 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 vaccinare il più possibile. E allora spostiamo.